Buon pomeriggio, sempre da Rimini, sempre i campionati nazionali di pallavolo. Abbiamo con noi due rappresentative dell'Under 15 che stanno giocando e sono esattamente alla mia sinistra il New Volley Carmagnola, quello che è inquadrato adesso, e dall'altra parte invece abbiamo il Dravelli di Moncaglieri. Adesso vediamo che è già iniziata la partita. Vedete che c'è una maglia bianca da una parte e una maglia rossa dall'altra. Questi sono i liberi. I liberi sono delle giocatrici che entrano solo e esclusivamente nella zona di ricezione e di conseguenza devono ricevere il pallone in difesa e basta. E vedete che c'è l'allenatrice al bordo campo, un po' dentro però dove dovrebbe stare, perché dovrebbe stare dietro alla linea tratteggiata. L'allenatore invece del Dravelli è composto, sta fuori dal campo, suggerisce dove battere alle ragazze il servizio. E adesso facciamo il servizio. Un punto, esulta felicemente, guardate che roba, che esultanza che ha, guardate anche la panchina, questo vuol dire punto E, significa che il punto su battuta è stato fatto. Guardate, c'è anche il libero numero 2, perché nella pallavolo si possono avere due liberi, di solito il libero di attacco e il libero di difesa. Adesso un altro ace, mannaggia, ma è proprio forte. La ragazza che è andata in battuta adesso ha un servizio potentissimo. E un altro ace, ed è il terzo. La felicità della panchina è enorme. Andiamo un po' a vedere l'allenatrice dall'altra parte come si sta comportando, perché magari sta vivendo un momento di nervosismo. Eh sì, e anche in campo. Ecco, adesso c'è stato. Abbiamo anche i dirigenti, la panchina, anche da questa parte abbiamo due liberi, tutte e due hanno la maglia rossa, uno in campo e l'altro è fuori. Guardate che bella panchina che c'è, sorridente. Ma siete preoccupati? Sì, è giustato di più. Vediamo un po'. Ma senti un po', ma tu che cosa sei? Libero di difesa o di attacco? Entrambi. Entrambi, sono tutti e due, bravi. E voi invece che ruoli giocate? Centrale. Centrale. Centrale, banda, opposto. Questi sono i ruoli che esistono nella pallavolo, dove c'è anche l'alzatore. E abbiamo fatto tutti i ruoli. L'alzatrice è lei, adesso è in panchina. Prima o poi entrerà anche lei. E adesso guardiamo l'arbitro. Che serietà dell'arbitro. Sta osservando bene tutto quello che succede in campo, insieme con il segnapunti refertista. Ed eccoli. Il refertista compila e controlla tutto quello che succede. Scrive i punti. Guarda, i liberi, tutto perfetto, tutto pulito, bravo. Poi abbiamo anche chi segna i punti sul tabellone, che è un nostro vecchio, è una vostra vecchia conoscenza, perché noi veniamo in questa palestra e di conseguenza è più di 15 anni che noi conosciamo questo signore. Adesso è un prepassato degli 80, c'è Claudio che... Eh sì, dai, ma cos'è 80? Mi hanno depennato. Si va avanti. Ma no, non si depenna nessuno. Ma no. L'esultanza ancora delle ragazze del Dravelli. Siamo un po' in avanti con i punti. Guardiamo un po' quanto sono. Dove il tabellone sono 8 a 4 per il Dravelli nel primo set. Ci sono due set e più l'eventuale sull'uno pari il terzo set, che andrà solo a 15 perché gli altri due vanno a 25.
Adesso chiudiamo la diretta, un saluto da Rimini, ciao e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!